8 partite al termine della stagione regolare, 3 delle prossime 4 in trasferta contro Gelbison Messina, turno infrasettimanale in programma mercoledì 15 alle 14.30 e Catanzaro. In casa domenica 19 contro la Turris dell'ex Pippo Riccardo Maniero. Pescara agganciato al terzo posto dal Foggia che, seppur di poco, ha una migliore differenza reti. Tradotto in numeri, se il campionato finisse oggi i Satanelli chiuderebbero al terzo posto, i biancazzurri al quarto, con l'obbligo di partire dal secondo turno preliminare dei play-off e non dalla fase nazionale, ovvero dagli ottavi, come il Foggia. Al momento solo discorsi teorici, di certo bisognerà cominciare a correre, anche perché Cerignola, Monopoli e Picerno non sono così lontane. Le prime due accusano un ritardo di 4 punti, di 5 i lucani di Longo che all'andata hanno espugnato l'Adriatico. Naturalmente una partita alla volta. Domenica prossima impegno sul campo della Gelbison che, dopo l'esilio forzato allo stadio Torre di Pagani dallo scorso 17 dicembre, è tornata a disputare le gare interne allo stadio Guariglia di Agropoli, provincia di Salerno. In 6 partite un solo successo lo scorso 21 febbraio, 2-0 sulla Virtus Francavilla. Allenatore De Sanzo, rimpiazzato 15 giorni fa da Gianluca Esposito, il tecnico della storica promozione in C, esonerato alla 4ª giornata e appunto richiamato da circa 2 settimane. In classifica 15° posto, più 4 sui play-out, terzo peggiore attacco con 23 gol incassati, ma anche terza migliore difesa, 28 reti al passivo, ben 14 pareggi, 2 in meno del Potenza. Pescara privo di Cancellotti per la squalifica, sarà sostituito da Crescenzi, ancora ai margini Craia, Giabua verso il recupero, conferma per Luca Palmiero, davanti certi della maglia Merola e Lescano, scalpitano gli altri esterni ma Zeman potrebbe riproporre De Sogus.